Dario Arpante, responsabile del centro di accoglienza allo scoiattolo Pestasseroli. Com'è nata l'idea di questa collaborazione con l'ente parco per l'integrazione dei migranti? Pensavamo già da un anno a questa cosa per l'integrazione dei migranti e quale supporto migliore del parco che può espletare tantissime attività che possano far sì che i migranti che risiedono qui in Pescasseruli riescano ad integrarsi meglio anche con la popolazione. Allora, con la coadiuvazione del signor Pier Giorgio Rocci, il nostro assistente sociale, avevamo studiato un particolare protocollo per inserirci all'interno del parco con dei corsi di formazione che il direttore Sammarone ci ha dato la possibilità di portare a termine con molto entusiasmo, devo dire, anche da parte degli enti locali e della prefettura dell'Aquila, supportati poi anche dal Ministero dell'Interno, ed è stata veramente una gioia grandissima vedere realizzato questo protocollo. La signora Paola, operatrice per l'accoglienza turistica qui nel Parco Nazionale d'Abruzzo. In quali ruoli sono impegnate queste figure? Allora, la persona che sarà con noi verrà impegnata nell'accoglienza e verrà formata e nella spiegazione della cartina, dei sentieri, e siccome parla anche le lingue, ci aiuterà appunto con gli stranieri per spiegare al meglio i sentieri, come è fatto il museo e magari dovranno fare anche le visite guidate proprio per accogliere i turisti, per far capire che cos'è questo centro visita. Con il consenso del presidente Cannata, che dal primo momento è stato entusiasta di questa idea, siamo stati autorizzati ad andare avanti chiaramente dalla prefettura e quindi dal Ministero dell'Interno, prefettura dell'Aquila, e l'idea è quella di coinvolgere quattro di questi ragazzi nelle attività di gestione ordinaria del parco, in particolare i quattro che sono stati selezionati dal CAS. Uno, che è un ragazzo iracheno che parla almeno quattro lingue, lo impiegheremo, ci darà una mano nel centro visite, centro natura di Pescasseroli, per cui sarà per noi un supporto fondamentale. E gli altri tre invece ci daranno una mano, collaboreranno con noi nella manutenzione ordinaria sempre qui del centro visita. Quindi piccoli interventi dal giardinaggio alla manutenzione delle strutture. Abbiamo tanti, tanti piccoli lavoretti da fare. La cosa importante da dire è che questa loro collaborazione è fatta a titolo volontario e gratuito. Queste sono le condizioni, quindi è importante ribadirlo. Abbiamo sottoscritto io e loro sostanzialmente una sorta di accordo. Loro hanno dichiarato che appunto vengono a titolo volontario e gratuito. Di tutto questo abbiamo informato sia la prefettura dell'Aquila, io ho informato personalmente il signor prefetto, la dottoressa Torraco, abbiamo informato il Ministero della Transizione Ecologica. È un primo esperimento che penso sarà molto utile, importante proprio per l'obiettivo, quella dell'integrazione sociale e culturale di queste persone.